insegnava delle cose, ogni volta che torna indietro una storia che ho sceneggiato, lui insegna qualcosa che va oltre la qualità eccezionale del disegno, della recitazione, le invenzioni stilistiche meravigliose, il fatto che non si sia mai fermato e si metta sempre alla prova, sempre in una continua sfida con se stesso, che sia sempre molto curioso di dire, ma anche che sempre di dire qualcosa di più dal punto di vista della narrazione. Io veramente, poi tutte queste cose le ho portate anche in altri fumetti che ho scritto, in altri generi di fumetti che ho scritto. Giorgio, la fortuna di lavorare con lui non è soltanto che uno scrive una storia e viene fuori qualcosa di molto più bello e meraviglioso di quello che pensava lo sceneggiatore, ma anche il fatto che impara continuamente delle cose, c'è un rapporto che non è una sola direzione ma torna indietro, quindi è una grandissima fortuna che abbiamo avuto noi, che abbiamo potuto lavorare con Giorgio. È così Giorgio, Io devo ringraziare questi due signori perché mi hanno permesso di essere curioso, di voler capire cosa intendeva il disegnatore, doveva disegnare attraverso le parole, dei gesti, delle frasi. E lavorare Carlo è stato, praticamente ho avuto la fortuna di conoscerlo a Lucca, è stato primo sceneggiatore che mi ha dato mi ha aperto la porta alla sceneggiatura, alla comprensione dei personaggi, perché Carlo è sempre stato un grande sceneggiatore che interpretava le storie di Disney in maniera bella, naturale, straordinaria per il pubblico, e quindi non è d'accordo. Carlo, mi spiace. E poi, come raccontava Carlo, l'amicizia è una cosa bella, una cosa che capita raramente. Anch'io ho pochissimi amici con cui mi sento vicino, quindi alla sinistra c'è Tito Faraci e alla destra c'è Carlo. E poi ci sono anche dei rapporti redazionali che sono importantissimi per tutti noi. Beh, se il clima come mi capitò di vedere un'altra casa editrice era così molto approssimativo, cioè portavi dei lavori, dei disegni che sembravano, cioè ero convinto che fossero dei capolavori, e trovavi il redattore che prendeva e metteva lì, cioè c'era poca soddisfazione. Con Disney invece questo non succede. Quando si arriva in redazione senti l'affetto, senti la gioia che hanno il piacere soprattutto di collaborare con una testata importante come il Tumorino. Quindi siamo anche stimolati a cercare la novità, a cercare di dare il massimo impegno per quello che stiamo facendo. Nella mia vita appunto ho avuto in questi 50 anni l'opportunità di crescere grazie a molti sceneggiatori. Cioè, io ho provato a fare qualcosa di personale, ma alla fine mi trovavo in una situazione di dire beh, questa vignetta mi è troppo difficile, troviamo un'altra, e mi mancava veramente lo stimolo che invece tipo sceneggiatori tipo Fausto Vitaliano, Casti, Alessandro Sisti, poi Francesco Artivani e Silvano Mezzavilla, per esempio, Giorgio Pezzini, Rodolfo Cimino, Tito Faraci, cioè tutta gente molto importante che ogni volta mi arrivava la sceneggiatura io trovavo delle magie da creare, degli stimoli incredibili, bellissimi. E quindi devo dire grazie soprattutto alla collaborazione e all'affetto che ho ricevuto da tutti gli sceneggiatori. È stato un percorso veramente gioioso, sono felice, sono carico di gioia per questi miei 50 anni dedicati a questi personaggi, Disney e non Disney, quindi insomma anche, ho fatto anche altre cose con Tito, insomma ci siamo divertiti, abbiamo fatto delle esperienze indimenticabili, però lavorare per questa testata era e sarà una gioia per me. Ogni qualvolta al mattino mi metto lì con la matita in mano a studiare cosa dovrò fare, questi personaggi mi sorridono, cioè ve lo dico veramente,
non ci sono dei momenti in cui la noia e la poca voglia di mettersi a tavolo, cioè sono veramente delle cose splendide. E voi che siete appassionati, riuscite a cogliere la felicità che abbiamo noi disegnatori e sceneggiatori nel realizzare queste storie? È importantissimo, c'è un dialogo incredibile. Io lavoro in una stanza 3 metri per 3, quindi sono da solo, a parte il telefono, il computer e le matite e il foglio con la gomma cancellare, con un righello. E quando disegno una vignetta, molte volte mi chiedo, ma come sarà il lettore? Chi è? Che espressione? Come cammina? Come veste? Come parla? E questi incontri sono fenomenali, sono fantastici. Cioè, io quando torno a casa, dopo un incontro con il pubblico, cammino 10 centimetri sollevato da terra, perché dicevo tante di quelle bellezze da voi che è incredibile. Beh, io ho avuto faccia molto più di tre, addirittura, quando ci si
di mezzodori come voi, sono proprio certo, e io poi sono privilegiato perché poi in redazione mi vedo le cose prima e insomma è un divertimento anche per voi e anche un grande divertimento, quindi insomma, grazie da parte nostra. Beh, tu prima parlavi di un periodo molto effervescente che erano gli anni 60-70, ma questa effervescenza e questa curiosità è nata dal desiderio di tagliare stilisticamente il cordone che avevo con Romano Scarpa, che è stato il mio maestro. A un certo punto volevo differenziarmi proprio dal suo stile, dalle sue cose. Sentivo la necessità di cambiare un po' il modo di concepire la base. Allora, se pensiamo ai primi sceneggiatori, Carlo Kendi raccontava e traduceva in immagini quello che scriveva, cioè io avevo delle idee abbastanza chiare su come doveva essere la vignetta, ma non la composizione della base. Chi mi ha insegnato questo è stato Rodolfo Cimino. Rodolfo Cimino faceva la sceneggiatura di Rodolfo era disegnata e quindi lui aveva già inserito tutti i personaggi e lì ho capito come potevano essere disegnati Paperino, Tizio Paperone, poi queste avventure così magnifiche di mare, di caverne, di indiani alla ricerca delle frecce, cioè cose folli, attraverso poi dei meccanismi inventati. Sì, mezzi di locomozione inventati da Cimino. Nel frattempo Giorgio sentiva mentre abbiamo la telecamera su, insomma, immagino che saranno anche tutti molto contenti di vederti all'opera. Sì. Ma scusa, ti ho interrotto, dicevi di Cimino, dei mezzi della sceneggiatura. Il signor Cimino faceva questi tutto storyboard davvero super semplici, ma si capiva proprio tutto e lasciava comunque spazio al disegnatore per poter dire la sua. Questo è importante, anche fare proprio un passo, dare le indicazioni, ma capire che non si è tutti autori della storia, con tutto il discorso che dicevo prima. Ma è pure Giorgio, scusami se ti ho interrotto. No, poi trovarmi di fronte alla prima sceneggiatura di Tito Falaschi per me è stata una sorpresa enorme, perché finalmente trovavo una linea completamente diversa, cioè l'umorismo, l'azione e la delicatezza di utilizzare tutti i personaggi, un meccanismo perfetto ma estremamente raro. E continua ad essere una collaborazione molto amichevole, molto bella, infatti la cadenza. Non vi dico come funzionano le collaborazioni continue, perché sono telefoniche, sono continue, cioè la mattina comincia alle 9 e ci salutiamo verso sera, verso le 7, verso le 8, perché lui dice: Giorgio, ti sto preparando questa cosa che ti piace, dico sì, mi piace, ma lui è già passato avanti, non mi ascolta più. Non è vero. Non mi ascolta. Non è vero, ti ascolto fin troppo. No, è vero, cioè lavorare con persone che ti ama è bellissimo, insomma. Direi che mi diverto sempre anche con personaggi difficili come Topolino. Topolino è un personaggio difficile, le storie sono difficili perché questo recupero di questo bellissimo personaggio è un recupero che avrà un percorso un po' più lungo, proprio perché negli anni 60 molto spesso l'hanno descritto come il confidente della polizia. Mini era un personaggio antipatico, e invece non è vero, sono bellissimi come personaggio. Basta avere la capacità e quella delicatezza di esprimere i sentimenti, perché Mini, quando disegnai la strada, beh, ho scoperto che Mini e Topolino sono dei capolavori, hanno una potenzialità così, una carica d'affetto bellissima. Casti e Tito Falaschi stanno facendo veramente delle cose molto molto belle, molto impegnative. Abbiamo anche un albo del Topolino.
ah, sì, sì, della storia del Novecento. Faccio questa cosa e non diventa così. Va bene. Vedete com'è bello. È un lato davvero bellissimo, poi dopo parleremo anche dell'altro lato, appunto, delle storie di Ok qua scritte da Carlo. No, perché poi uno non si vede il fonte, faccio, guardate che ho, sono veloce. Quindi c'è questa la copertina, guardiamo tutto, guardiamo anche questa se non è più copertissima. Guardate che roba. Oh. Allora, questo è un disegno che la copertina del numero Topolino in cui uscì la storia. Appunto, Topolino è uno dei... Come se non avessero ma per segnare, per esempio, questo pianoforte, questo è un Yamaha. Sono andato in un negozio e ho fatto finta di essere interessato all'acquisto di un pianoforte. Ecco, poi mi hanno riempito di idee, mi raccomando, ci vediamo tutti, insomma, alla fine. Questo è il metodo di butto di carta, proprio quello che raccontava prima Tito, anche la documentazione, la curiosità, la credibilità, poi quello che viene sulla pagina è frutto di tutto questo. Che poi gli avevo detto, Giorgio, facciamo questa cosa, che c'è questa leggenda che penso che da questo momento, dopo questa storia, sia svanita, che non si riescono a fare delle belle storie, fumetti sulla musica. Ha detto, invece disegneremo la musica, anzi si è disegnato lui. Perché le cose più... cioè, pieno di cose bellissime questa storia dal punto di vista visivo, ma una cosa che assolutamente, cioè, uno faceva Giorgio o non lo so, e comunque sceneggiatura, per quanto mi sia sforzato, non ci ho arrivato neanche vicino, sono come le cascate, quelle piogge di notte che a volte sono mognose, a volte un po' sempre violente, morbide, cioè queste scie di notticine che... è proprio di solito un classico espediente, anche molto semplice, di solito che suona, quindi invece c'è proprio uno degli elementi fortissimi narrativi di questa storia. Poi si capisce, sembra di sentire in che modo sta suonando Pippo Novecento in quel momento e anche gli altri personaggi, sembra di capire che anche velocità sta andando, o con che forza, con che morbidezza, è riuscito a disegnare la musica. Quello che in teoria è impossibile disegnare, insomma, più di così non so che cosa si possa fare e che cosa si possa chiedere, cioè veramente un miracolo. Beh, per fortuna mi hai messo un pianoforte, sarebbe stato più duro, era un trombone, sai, questo che tu riuscivi anche in quello. Oltretutto, Giorgio, avete sapere, ogni tanto dice no, ma questo non si può, non porta che non è capace, poi lo fa meravigliosamente, io questa cosa non... cioè proprio mi fa ammattire, anche questo aspetto qua, che si mette, accetto sempre una storia un po' come una sfida, che anzi per questo lo ascolto sempre come vero, se non lo fosse così, no? Ogni storia si chiede, guarda, no, prende le misure, ed è una cosa bellissima, non dà nulla per scontare, è una cosa, anche un insegnamento molto importante per tutti. Sì, sto disegnando una storia per il Topolino e... ed è una continua ricerca per alcuni aspetti storici in una Venezia ottocentesca, dove quello che vediamo in certi luoghi dove si svolge l'azione praticamente erano diversi nel 200 anni fa, e quindi devo immaginare, trovare l'elemento esatto di quello che devo fare. Questo mi crea un po' d'ansia, devo essere sincero, perché pensavo di ricevere molto più materiale di documentazione. No, c'è tutto solo delle riunioni di redazione. No, approfitto per dirlo. A proposito, è una sfida anche questa, Giorgio. Ma invece con Carlo, come la sfida di Ok Quack, inventarsi come personaggio, come funziona? Ok Quack sono io. Io sono giocatore. No, Ok Quack è un personaggio particolare che tra l'altro non è stato ripreso praticamente da nessuno, perché è molto legato a me. Ci sono io dentro, la mia visione dell'ecologia, del prossimo. Ok Quack è uno che non ce l'ha con nessuno. Ecco, non c'è altro nessuno, è ingenuo, si perde magari a vedere che cresce un fiore, si parte perché non vede.